Ma vedete tutte queste macchine messe qui in fila? Questa è l'ultima, quella che proveremo alla fine. Invece tutte queste sono le top 10 macchine che ho selezionato io in base a queste macchine che c'erano qui. E direi che il primo a partire è questa, la prima. Contro Mummy Long Legs, quelle lunghe gambe bruttissime. Mamma mia, che brutta che sei, mommina. Però vedete che divertente, madonna quanto è bello sto gioco, perché puoi distruggere tutto. È letteralmente bellissimo. Comunque, quella macchina direi che non è andata affatto male. Secondo me ci sta molto. Ah, ovviamente io ho anche altre cose. Tipo, aspetta, vi faccio vedere. Una cosa che fa laggare il gioco. Lo so, molto bello. Però qua abbiamo anche un camion. Vi piacciono tutte queste bellissime novità che abbiamo, eh? Qua, salta, vai! Beh, non è che l'ho presa proprio in pieno. Ma scusa, ma chi è che ha messo questa Mummy Long Legs così in alto? Cioè, chi è proprio il genio del male che l'ha fatto? Perché no, non ci arrivano le macchine. È palese che non ci arrivino. Cosa devo, costruire una mappa, una rampa più grande io? Come la scorsa volta che c'è stato Poppy... No, caspita, c'era stata la... Ah, giusto. Blu dei Rainbow Friends. Dai, siamo già alla terza macchina e la Mummy Long Legs è ancora intatta. Vediamo se riusciamo un attimo a distruggerla con... Scusatemi, ma l'ho sempre desiderato fare, raga. Che schifo. Madonna, che bello poter fare queste bellissime cose a questi brutti mostri schifosi che ci hanno terrorizzato. Oggi si possono distruggere, però. Cioè, è questa la cosa bella. Madonna mia, che casino. Che lag pure, assurdo. Scusate, ma l'abbiamo seriamente distrutta tutta? Aspettate un attimo. Ma tu, è caduto tutto. Ok, mi sa che devo riselezionare la mappa. E qua abbiamo Huggy Wuggy, ragazzoni. Allora, mi ricordo che il prossimo era tipo questo, se non mi sbaglio. Potrei sbagliarmi perché non mi ricordo chissà quanto bene. Però è proprio brutto. Cioè, questo Huggy Wuggy è più brutto della sua versione originale. Però devo dire che questo mi sembra più resistente, il che non è bello. Allora, signorino, sai cosa succede? Proprio come la Mummy Long Legs prima ha fatto, è caduta tutta, è solo che sta laggando il gioco, il che mi sta facendo un po' venire il panico, non so se l'avete sentito, però voglio evitare di usare quest'arma troppo, perché letteralmente non è che distrugge solo Huggy Wuggy o distrugge tutto, ma distrugge proprio anche il mio PC, e non è proprio positivo, capite? Cioè non è. Allora, io mi ricordo che c'erano... questa, ah giusto, poi c'era questa, mi pare che le avevo selezionato io, tecnicamente dovrei ricordarmele, no? Ma c'è tipo, oh no, ok, fly camera, ma scusami, ma un attimo, ma praticamente c'è unbreakable, ma posso fare U e tipo diventa invincibile la macchina, e posso farla andare anche più veloce. Aspetta raga, io queste opzioni non le conoscevo mica. Se tipo prendo questa e faccio shift, vai, salta, ma non sto capendo, non è vero che sta andando più veloce, non è mica vera sta roba. Cioè, mi stai prendendo per il sedere, scusami, Ma lettera raga, mi stava prendendo in giro, ma come ti permette questo coso? Mi ricordo che c'era forse anche... No, la moto no, è vero che poi l'ho scartata perché era caduta, e non sto scherzando. Cioè, tipo, ero caduto con la moto e poi non si poteva più rialzare, quindi ho detto vai a quel paese, moto di schifo. Invece, quale macchina c'era poi dopo? È proprio difficile ricordare, però... Questa forse? Sì, c'era questa, poi c'era anche l'altra in parte. E vai! Dai, non ti schiantare contro... Vabbè, chi se ne frega, tanto quelle sono macchine inutili. Vai, salta! Muori! Dai, perché non si distrugge? Madonna, quanto l'odio questo Huggy Wuggy. Perché sembra quasi invincibile. Allora, Huggy Wuggy, non vorrei mica che io provi la bomba atomica contro di te, vero? Anche perché... Raga, poi la scorsa volta io avevo le miniguns, no? Però io non ho usato entrambe le miniguns, ne ho usate solo una, e guardate qua. Guarda quanti, ti farei proprio dei segni, perché l'ho distrutto, vedete raga? Ah, che bel buchetto, lo so. Vabbè, scusate, non... Ok, andiamo avanti con le macchinine. Scusate se suonava proprio male quella cosa che ho detto, cioè era proprio brutta quella cosa. Però comunque, andiamo avanti. Distruggiamo... il restante Huggy Wuggy, quello schifoso che ci ha terrorizzato per così tanto tempo. Ora abbiamo l'opportunità di farlo fuori una volta per tutte. Magari non con le macchine, non lo so, con delle armi, ma tranquilli, lo facciamo fuori perché non lo sopporto.
Vi immaginate se poi si vendica di me e tipo mi arriva in camera e mi fa del male? Posso dire solo che mi fa del male. Beh, in quel caso sarebbe veramente terribile come situazione. Non l'auguro assolutamente a nessuno. Però mi pare che c'era questo qua, assolutamente, me lo ricordo perfettamente. E mi pare anche che questo qua, ad una certa, se fai curve troppo... Non questo. Se fai curve troppo grandi, potrebbe succedere... Caspita, è successo? Vabbè, potrebbe succedere che cade. E non scherzo, cioè guardate. Vedete, cioè nel senso gira proprio male, ma malissimo. Quindi qua non devo fare curve troppo... Ecco, è... Appena detto, non è possibile. Girati. Allora, ti devi girare, brutto schifo. Girati. Perché non si gira? Come faccio a farlo girare, raga? Non lo sopporto. Questo, allora, probabilmente questo sarò io quando prenderò la patente. E mi dissocio perché sto scherzando, chiaramente. Sarò molto attento, raga, madonna mia. Cosa devo... Niente, siamo fermi qua. E... Allora, porca miseria. Devi... Allora, prendo le minigun, Prendo le minigun. No, raga, non riesco più ad uscire perché l'ho fatto unbreakable. Aspetta, l'ho fatto unbreakable. Aspetta. Ok, via questo. Ok, esci. Ora distruggiti. Oh mio Dio. Vedete? Cioè, rompe anche le scatole, sto schifoso. E comunque si... Se non l'avete notato, con questa cosa... Io posso volare perché la propulsione è super figa. Vedete, raga, cioè... È incredibile comunque tutto ciò, eh. Lo so, è bellissimo, bellissimo. Ci sta troppo. Poi abbiamo un'altra delle altre macchinine che possiamo effettivamente utilizzare. Io pensavo di utilizzare il camion super veloce, che in realtà forse non è questo, però utilizzeremo anche l'altro camion super veloce. Però questo no, sì che è questo, sì. Vedete che è super forte. Aspetta che lo faccio pure unbreakable, che ora praticamente non si può distruggere. E no, scusa. Aggi waggi però. No, raga, se io non riesco a distruggerlo con un camion, mi spiegate cosa lo distrugge? A parte chiaramente le armi. Cioè, secondo me l'unica cosa che c'è da provare, l'ultima cosa che ci rimane da provare è il carro armato. Raga, se non si distrugge col carro armato, non so con che cos'altro si distruggerà, Non è possibile. Io devo distruggerlo. Mi ha causato i traumi sto signorino qua, mentre ci giocavo. Non è possibile questa cosa. Perché se lo rivedo qua ancora una volta con il suo sorriso del cavolo, beh, io... Madonna. Ok, allora, signora Gwaggy, io e lei non stiamo andando d'accordo. Affatto. E direi che le cose che hanno avuto più successo sono state le cose che sono andate più veloci, paradossalmente. E mi sembra molto strano comunque, perché sappiamo noi, grazie alla fisica che abbiamo studiato a scuola, che l'energia cinetica è un'energia che distrugge. Vedete? E questa è fisica, raga. Cioè, nel senso, ecco perché serve studiare la fisica, perché è importante anche nei videogiochi. È chiaro, no? E un altro tipo di fisica mi dice che questa cosa è molto brutta, quella che è successo. Perché, cioè, nel senso, qua non ce ne usciamo fuori. È un po' un problema. Oh no. Raga, sta succedendo il male. Io... Raga, poi gli occhi di Aggiwaggi dove sono finiti, raga? Allora, non so cosa sta succedendo, ma non è normale tutto ciò, Che cos'è sto coso? Cioè, scusami, sembra tipo la cucinella che tipo trovi nei prati. Caspita, Ok, sappiamo bene, grazie alla fisica. Raga, aspetta un attimo. No, che schifo, raga. Ma che schifo, ma è un insetto. Raga, ma è un insetto. Che caspita è? Allora, proviamo a farlo così. Allora, proviamo. Vai veloce tu, però, veloce. Adesso ho fatto pure unbreakable, così almeno... È shift, però io faccio shift, ma non va. Cioè, non va, affatto. Vediamo un attimo se riesco a farlo. Ah! Ok, l'ho distrutto, raga. Ma che caspita è sta roba, raga? Ma non è normale. Ma che cavolo è? E gli sono cadute le braccia. Però vedete allo schifoso. Adesso il signorino non resta più intatto. Vedete che funziona? Lo sapevo io. E manca... Madonna mia, ancora più inquietante di prima. Allora, mi spiace, signora Aggiwaggi. Mi spiace davvero tanto. Per lei... È arrivato il momento di patire le pene dell'inferno.
Direi che chiaramente un'altra macchina super veloce, grazie all'energia cinetica di cui abbiamo spiegato prima, è... Vabbè, questa è un po' rotta già, però adesso la faccio unbreakable così non si rompe più. Allora, grazie a questa energia cinetica, mamma raga, lo distruggiamo, lo facciamo proprio fuori. E brum! Eh no, però non l'ho preso in piedi. Vabbè, allora vabbè, facciamo così. Prendiamo le armi direttamente. Che poi cosa ho fatto? Questo, raga, è un'opera d'arte. Cioè, potete dire che è un'opera d'arte. Cioè, per favore, dai, è un'opera d'arte. Allora, ah, è vero che poi c'ho pure questo, raga, c'ho pure questo, guardate. Pum! No, aspetta. Pum! Pum! Madonna mia, ti faccio... Vabbè, ok. Abbiamo capito, abbiamo tutti capito. Cos'altro posso utilizzare? No, la bomba atomica direi che l'abbiamo utilizzata nello scorso video. È successo pure un casino. Però direi che utilizziamo la lava gun per distruggergli le gambe. E qua lagherà un attimino, lo so, lo so, lo so. Però una gamba probabilmente l'abbiamo distrutta. Adesso passa, tocca l'altra gamba. Via! Adesso proprio gliela tagliamo, raga, in pieno, in pieno. Pum! E lo sapevo, raga, lo sapevo. Però resta in piedi per le macchine. Eh no, ma questa, vi ricordate che abbiamo fatto unbreakable? Cioè questa qua non si può rompere. Non è positivo, distruggiti, schifoso. Madonna. Come faccio ad andare a pre... Ok, perfetto, adesso... No, non è unbreakable. Va bene, allora posso distruggerla. Pancucolo, vieni qua, stupidone. Sì, l'ho distrutto quel bastone. Madonna, che schifo. Bene. Questo gioco fa uscire la parte peggiore di me. Il che è inquietante. E ancora esplode. Vabbè, basta, perché sennò sta lagando letteralmente tutto il PC, sta esplodendo tutto. Mami, Long Legs l'abbiamo fatta fuori tipo in meno di un minuto. Vabbè, tipo in due minuti. E questo Agi Wagi basta. Mamma mia, l'abbiamo fatto fuori in un bel po' di più, però è stato molto bello e molto soddisfacente. E tu che non ti rompevi prima, scusami. E tu che prima non ti rompevi, adesso ti rompi. Bene. Mi sento meglio, devo dire. Iscrivetevi al canale, lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!